La viabilità interpoderale a Fossalto è in ginocchio, le risorse economiche comunali non riescono più a far fronte al dissesto idrogeologico nelle numerose contrade, a rischio le attività zootecniche e i soccorsi ad anziani e malati. Ci troviamo in contrada Pesco Orlando di Fossalto, sulla strada che un tempo, fino al 2014, comunicava con Sant'Angelo Limosano e Limosano. Come possiamo vedere, la strada non esiste più, è completamente distrutta da circa 3 anni. I gabbioni sono rialzati. Guardiamo la cunetta spaccata, spezzata. Non esiste neanche più, completamente rialzata. I cittadini, il sindaco hanno fatto una protesta civile. Il forte dissesto idrogeologico, la mancata regimentazione delle acque hanno portato ad una situazione oramai insostenibile. Qui risiedono circa 150 fossaltesi, per lo più agricoltori, allevatori, ma molti anziani e disabili. La situazione, come dicevamo, insostenibile. Il sindaco Nicola Manocchio chiede aiuto per la sua gente, chiede aiuto per la popolazione. Noi abbiamo sempre portato avanti istanze con educazione, con pacatezza, e lo vogliamo continuare a fare ovviamente perché questo è il nostro stile, però con altrettanta fermezza, perché io credo che rispetto a ciò che si vede non debba aggiungere null'altro. Chiediamo semplicemente che le istanze formulate trovino riscontro al più presto, perché qui ci sono famiglie, alunni, aziende che non possono più continuare a stare in questa situazione. Anche anziani e disabili. Assolutamente sì, e anche per i mezzi di primo soccorso diventerebbe problematico poter raggiungere le abitazioni. Aggiungo che le aziende fornitrici di gas GPL ovviamente non ritengono più di poter percorrere questa strada in sicurezza. Per cui provate a immaginare una famiglia che non ha il gas GPL nei periodi invernali. È un problema che investe non solo la viabilità, ma anche l'acquedotto del paese, quindi le risorse idriche che devono raggiungere le case. Ma assolutamente, noi continuiamo a fare interventi sugli acquedotti che ovviamente ricadendo in questa zona fortemente dissestata, subiscono continui danni e interruzioni, per cui insomma, ci sono anche degli oneri riflessi che, sulle altre infrastrutture che noi continuiamo a sostenere oramai da diverso tempo. Diciamo che se la strada oggi è ancora percorribile nello stato pessimo in cui si trova, è perché noi garantiamo, chiedo scusa, un minimo di percorribilità con degli interventi che però non sono strutturali e risolutivi.